Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Ieri a Priolo, terza tappa della campagna di sensibilizzazione contro l'inquinamento industriale promosso dal gruppo Basta Veleni nel quadrilatero della morte. È approdata a Priolo la terza tappa della protesta non violenta sensibilizzazione contro l'inquinamento industriale nel siracusano gruppo di Basta Veleni nell'area Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta. Dal Pala Enichem il corteo si è mosso attraverso la cittadina fino a giungere davanti la sede del municipio priolese. In collaborazione con le associazioni ambientaliste di tutela della salute del territorio e soprattutto con l'indispensabile apporto dei liberi cittadini stanchi di essere ammorbati da miasmi insopportabili, lontano dagli interessi dei partiti e immunizzati da velleità politiche, i promotori della manifestazione attraversano le vie della cittadina a nord del siracusano per chiedere al sindaco di mettere in campo tutte quelle iniziative per contrastare il rilascio di emissioni inquinanti da parte delle aziende del petrolchimico. Mentre un tempo Priolo lottava per la sua liberazione, oggi quella che fu definita libertà in realtà si è dimostrata una schiavitù. Il ricatto occupazionale impedisce a questa gente di prendere consapevolezza dei rischi che corre ogni cittadino che vive in quest'area. A livello personale mi sono battuto da oltre 30 anni e continuerò a farlo ancora. Ogni 28 del mese nella Chiesa Madre di Augusta da 4 anni celebriamo una messa, la chiamiamo la Messa per la Vita. È una messa in cui preghiamo per i tanti malati di cancro che ci sono nell'area del quadrilatero Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa e anche per ricordare i nostri morti di cancro, che non sono vittime di serie B. Purtroppo le istituzioni che ormai sanno molto bene qual è la condizione in cui vive la popolazione di questo territorio ancora non si sono decisi a dare una risposta. Per salvaguardare la salute, unico patrimonio da tutelare con ogni mezzo messo a disposizione dalla legge. L'obiettivo è quello di non abbandonarsi ad una logica fatalista ed impegnarsi affinché si inizi a monitorare l'attività dei colossi industriali, prendendo in caso di omissioni o sforamenti immediati e severi provvedimenti che fungono da deterrente. Altro traguardo, inoltre, che il gruppo si prefigge di raggiungere è quello di veder riconosciuto e rubricato il reato di omicidio colposo industriale per perseguire penalmente chi oltraggia la vita con politiche industriali che contribuiscono ad alimentare l'inquinamento atmosferico, che incide sull'epidemiologia oncologica del quadrilatero aretuseo, non a caso definito della morte, per l'alto tasso di morti di cancro che ogni anno si registra. Ieri lo sciopero e la manifestazione degli studenti siracusani per le strade di Siracusa sono partiti dal campo scuola giù fino in prefettura per manifestare contro lo stato di salute della scuola. Oggi parla anche il sindacato. Dopo il crollo dell'intonaco in un'aula dell'Istituto Quintiliano di Siracusa, gli studenti scendono in piazza per protestare, ma anche per lanciare un grido d'allarme sullo stato della sicurezza nelle scuole della provincia. Ieri il percorso che dal campo scuola è sceso fino in prefettura, ma alle istanze degli studenti si accoda anche la proposta del sindacato di categoria. Il sindacato continua, non è la prima protesta. Ma è dal mese di agosto che lanciamo allarmi proprio per cercare di sensibilizzare l'attenzione di chi ha competenze nell'utilizzare i fondi disponibili per poter affrontare seriamente il problema dell'edilizia scolastica. Ahimè, il taglio improvviso e non coordinato dell'ente provinciale comporta anche questo stato di cose. Oggi siamo qui a cercare di rivendicare una giusta e seria programmazione per ciò che riguarda l'edilizia scolastica, che avrebbe un duplice effetto positivo. Non ci scordiamo che la nostra provincia ha delle punte altissime di personale edile disoccupato che potrebbe essere utilmente impiegato nel cercare di dare un contributo anche a noi che siamo anche genitori nel lasciare i nostri figli in posti protetti, sicuri e sicuramente che non ci consentono di stare in basso alle classifiche in quanto a episodi spiacevoli. Contratto di servizio per i trasporti dovrebbe essere firmato tra Regione e Ferrovie. Senza quella firma si rischia la paralisi occupazionale ma anche la perdita di servizi essenziali.
Tempi lunghi per il contratto di servizio nel settore trasporti tra la Regione e le Ferrovie e il sindacato torna in campo per una questione che si lega a doppio filo con le possibilità di sviluppo del territorio. La richiesta di un incontro urgente con il nuovo governatore Musumeci e il neo assessore alle infrastrutture Marco Falcone arriva dalla FILT siracusana. Sembrava che fosse stato fatto un importante passo in avanti quando furono approvati gli emendamenti al contratto di servizio, fatto che doveva essere propedeutico alla firma. Invece, con il rinnovo del governo regionale, tutto pare essersi bloccato, ma l'appello della FILT si apre anche alle parti sociali perché sia più chiara la situazione della rete ferroviaria e dei collegamenti nel territorio dove, per il delicato momento che sta vivendo il comparto, la firma del contratto con gli investimenti previsti assume una valenza particolare. La FILT ricorda che l'ammodernamento della tratta Siracusa-Catania non è più rinviabile, così come il potenziamento dei collegamenti anche intermodali con il porto di Augusta, con l'aeroporto, con il porto turistico di Siracusa, per la ripresa delle attività alla stazione ferroviaria. Iniziative che, se attuate, potrebbero determinare una ripresa complessiva che nei fatti significherebbe nuove occasioni di lavoro e di rilancio dell'economia. L'allarme lanciato dal sindacato dei trasporti FILT si basa quindi sulla necessità della firma sul contratto di servizio ritenuta non più rinviabile a fronte del rischio di restare l'unica regione senza contratto di servizio con la FS. Da qui la richiesta alla politica e al governo regionale di un intervento spedito, perché il rischio reale sarebbe la perdita di servizi di trasporto e la paralisi occupazionale. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale, promozione del turismo a Siracusa. C'è il movimento Progetto Siracusa che critica l'installazione, il progetto di installazione di una scultura che ricorda il cavallo corinzio conservato al Museo Paolo Orsi e poi ancora una spirale e un infopoint. Rilanciare lo sviluppo del territorio e ampliare l'offerta turistica attraverso un'installazione monumentale di un cavallo corinzio e di una spirale archimedea, ma anche posizionare un nuovo infopoint ad Ortigia. Sono alcune delle proposte dell'amministrazione comunale e dell'associazione No Albergatori lanciata negli scorsi giorni e al centro di valutazioni positive e negative, soprattutto sui social. Stentiamo a credere che l'amministrazione comunale sostenga e creda che lo sviluppo del territorio e l'ampliamento possa dipendere da queste iniziative, sostiene Ivan Scimonelli del settore sport e turismo di Progetto Siracusa. Non è sufficiente finanziare un semplice progetto e porre degli oggetti sparsi nel centro storico per attirare denaro estero. La controproposta del movimento è quella che la pubblica amministrazione operi seguendo i principi di economicità, efficacia ed efficienza per il buon andamento delle attività amministrative, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, amministrando con prudenza i beni che ha già a disposizione. A proposito dell'idea della spirale di pietra nello slargo Aretusa, Progetto Siracusa si chiede come mai non si renda piuttosto perenne la spirale archimedea realizzata a marzo di quest'anno a costo zero nella stessa piazzetta, invece di finanziarne una nuova ed uguale. E ancora, il dito è puntato contro la sponsorizzazione di un progetto per un infopoint privato piuttosto che valorizzare ed attivare seriamente l'infopoint di Porta Marina, dato che è in questione e che a detta del movimento sarebbe sempre chiuso ed adibito esclusivamente a bar. Parliamo di salute, la telemedicina entra nel centro oncologico di Augusta. Dottore Battaglia, la telemedicina possiamo dire che sbarca ad Augusta in un centro di prevenzione importante. Io intanto devo ringraziare Claudio Castobello per aver dato questa opportunità e voi avete seguito questo progetto di telemedicina sul nascere. Quindi a Siracusa, con un'organizzazione tutta siracusana e quindi appartenente alla Sicilia, si parte con il collegamento di tutta la strumentazione di questo ambulatorio di prevenzione oncologica, con la possibilità di poter documentare anche gli eventuali casi clinici che si possono riscontrare. Quindi nella fattispecie questo mammografo sarà montato con un programma in grado di trasmettere, qualora fosse necessario, il referto e gli esami eseguiti da questo mammografo in qualsiasi parte del mondo e avere praticamente dei referti e anche delle consulenze a distanza, quindi in diretta col paziente presente e il medico, la possibilità che un medico in un'altra postazione possa assistere in diretta o intervenire addirittura
con un controllo remoto su questa macchina ed eseguire eventualmente delle scansioni particolari se il caso lo dovesse richiedere. Significa abbattere i costi anche e soprattutto per il paziente? Ma abbattere i costi del paziente, ma avere anche un consulto con la presenza di un medico che, eseguendo un esame in un caso estremamente difficile, condivide con un medico di un'altra struttura anche diciamo in Sicilia o anche all'estero, senza farlo spostare. C'è tutta la parte che riguarda economicamente il trasferimento del paziente, ma non solo, psicologicamente. Se io dovessi mandare un tumore dalla mammella o un caso complicato a Milano e viene ricevuto dopo 20 giorni, lei capisce che una persona con 20 giorni rimane col patema, sono ammalato di cancro, ho questo problema, come si fa? Quindi questo sogno mio si realizza grazie a Claudio, di avere un altro concetto importante: il paziente che entra qua dentro viene ricevuto da un'accettazione e qualsiasi esame venga eseguito anche di branca diversa, un software raccoglie tutti i dati in maniera cosiddetta olistica, cioè tutti sappiamo col cardiologo e neurologo o quello che è quel caso clinico dal punto di vista di tutti gli apparati, cioè non diventa il cardiologo per i fatti suoi, il mammografo lavora per i fatti suoi, ma lavorano per completare una cartella clinica e quando questa è pronta si può scambiare. Una siracusana con la fascia di Miss Sicilia Bella. Siamo in compagnia di Nancy Tarascio, 16 anni, floridiana e da poco nel mondo dei concorsi di bellezza. Ciao Nancy, ci vuoi raccontare la tua esperienza? Sì, mi chiamo Nancy, ho iniziato da poco questa strada e da poco ho anche appena vinto una fascia, Miss Sicilia Bella. Che caratteristiche deve avere una bellezza siciliana secondo te? Ma occhi scuri, capelli scuri e carnagione scura. Comunque sicuramente tanta solarità, ti rispecchi di una persona solare, allegra? Sì, ma anche molto timida. E questo insomma, un po' si vede. E allora, oltre a Miss Sicilia Bella, tu hai raggiunto anche altre fasce, quali sono? Miss Sicilia Bella, poi c'ho Miss Cinema e Miss Mondo. Ah, ecco. Sei fidanzata? Sì. Il tuo fidanzato come prende questa tua scelta? Mi coinvolge molto e mi dice sempre di fare i miei sogni, di realizzarli. E chi ti ha spinto a partecipare al primo concorso di bellezza? Giuseppe Venti. Ah, ti ha incoraggiato? Sì, molto. Cosa fai tu nella vita, oltre insomma a voler partecipare a questi concorsi di bellezza? Sicuramente ti starai dedicando anche ad altro. A che cosa? Sì, studio nell'Accademia di Van Gogh come estetista. L'attività che ti piace di più nel campo dell'estetica? Il trucco. E allora fai un saluto a tutti i telespettatori del telegiornale di Tris. Buonasera a tutti, arrivederci. Bene, con questo è tutto. Il nostro telegiornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programma.